raccolta di poesie di Stefano Caranti, che si intitola Cercatori d'Albe. Per me è un piacere in modo particolare, perché sono sempre felice quando parlo di poesie, ma questa sera lo è ancora di più, perché non solo stimo Stefano come persona e anche come artista, ma perché quando 2 anni fa ci siamo conosciuti, questo per lui era solo un sogno. Sono immensamente felice che questo sogno stasera sia diventato realtà, soprattutto perché ha avuto il coraggio di uscire dal cassetto e diventare, per tutti quelli che avranno il piacere di leggere i suoi versi, un dono, perché la poesia è sempre un dono, soprattutto quando, come nel caso di Stefano, sgorga dal cuore e non è costruita con la sega e il martello, e quindi è molto spontanea e quindi molto piacevole da leggere. Stefano l'ho conosciuto ad un seminario di poesia che ho tenuto al Censer di Rovigo, e subito di lui mi ha colpito la sua riflessività, la sua capacità di ragionare anche su come una formica si muove, no? E questo secondo me è sintomo di una sensibilità molto particolare. È anche molto, molto rara al nostro tempo, in cui siamo abituati a andare sempre di fretta e quindi a ragionare poco. E poi un'altra cosa mi ha colpito di Stefano: questa ambivalenza, questo equilibrio armonioso tra ragione e sentimento. No, io dico sempre che lui è un po' come un quadrato, però agli angoli arrotondati, no? E quindi aprire Cercatori d'Albe significa scoprire Stefano, perché già dalle prime poesie scopri quello che scopri conoscendo lui proprio di primo impatto, e quindi riflessività, sensibilità, coerenza, che però non è quella coerenza rigida che stanca, ma dosata bene con una buona parte di istintività, quindi di capacità di emozionare e di emozionarsi. Un'altra cosa si capisce subito prendendo in mano questo libretto: l'originalità. Infatti è diviso in 2 parti, luce e ombre. Però non sono 2 parti, non sono 2 parti lontane, separate, 2 separazioni, ma sono le 2 facce di una stessa medaglia. Infatti sono consecutive, complementari, e non sono altro che poesie di un ventennio, dal 1987 al 2007. E in questo modo ci possiamo veramente vedere la ricerca poetica di Stefano, no? Questo progredire, la parola poetica che cresce con lui, che cresce attraverso le sue esperienze di vita, no? E quindi la poesia non è qualcosa di separato dal poeta, ma qualcosa, un verso che cresce in empatia con il poeta stesso. E quindi proprio vediamo il trasformarsi dello stile, diventare più pieno, però le sue caratteristiche, la sua fisionomia poetica rimane sempre tale. E questa connotazione secondo me è molto importante, perché significa proprio che per Stefano la poesia è una cosa naturale, no? E quindi non è quella poesia ricercata che uno si mette lì e la studia e quindi la cambia a seconda degli studi che fai, delle ricerche che fai, ma qualcosa che matura insieme a te, con la vita, con quello che ti succede nella vita di tutti i giorni. Io mi vorrei soffermare sul titolo, perché anche questo è molto originale: Cercatori d'Albe. Intanto la prima cosa che mi colpisce è il plurale. Perché mi colpisce? Perché, dico noi poeti, perché anch'io faccio parte di questa categoria, siamo un po' ammalati di egocentrismo. E questo fa parte, diciamo, della nostra deformazione professionale, perché il poeta vede il mondo a sua maniera, vive un po' nel suo mondo. Come mai Stefano ha scelto il plurale? Secondo me ha scelto il plurale in maniera istintiva, perché questo non vuole essere un modo per appagare il suo alter ego, come spesso fanno tanti poeti, ma un modo per mettersi in gioco insieme al lettore e con il lettore. E quindi il plurale è una chiara manifestazione verso il lettore, dice: lettore, insieme cerchiamo quest'alba. Ma chi sono i cercatori d'albe? I cercatori d'albe sono tutte le persone che si pongono delle domande, degli interrogativi esistenziali. Perché? Perché non si accontentano di sopravvivere e vogliono vivere. Allora, noi tutti i giorni respiriamo, mangiamo, guardiamo la televisione, parliamo, ascoltiamo, però spesso non è vivere, perché tutto quello che ci passa vicino ci scivola addosso, non ci resta niente delle giornate che viviamo. Ecco, il cercatore d'alba invece cerca perché sa che arriverà un tramonto, e quindi non perde tempo solo a contemplare oh che bel paesaggio, però nello stesso tempo riflette e dice: visto che io so che arriverà il tramonto, nel momento della mia alba cerco di sfruttare al meglio il tempo che ho, e quindi di farmi delle domande
per vivere meglio la vita, per comprendere meglio il senso della mia vita. Ecco, i cercatori d'albe devono avere delle caratteristiche particolari, no? Quindi abbiamo detto sensibilità, grande capacità di ascolto, che ai giorni nostri è purtroppo una qualità che andiamo perdendo, perché siamo talmente bombardati da tante voci, tanti rumori, tanti suoni, che non siamo più abituati ad ascoltare veramente. Anche a me tante volte capita che una persona mi fa un discorso e devo tornare indietro perché non ho più la capacità di ascoltarla fino in fondo. Quindi l'importanza di ascoltare quello che ci sta intorno, di osservarlo e non solo la sua immagine apparente, ma andare oltre l'immagine, e anche una certa dose di rispetto per quello che ci sta intorno, e soprattutto una caratteristica essenziale, il coraggio. Di coraggio mi voglio soffermare un attimo, perché quando abbiamo fatto appunto questo seminario Stefano ha esternato subito questa sua difficoltà di confrontarsi con le persone per questa sua passione per la poesia, no? Quasi ai giorni nostri il poeta fosse sempre, scusate la parola, lo sfigato della situazione, che perché ha sempre dei pensieri allora si mette lì e scrive, no? Invece il poeta ha un dono grande, che è appunto quello della sensibilità, e di catalizzare quello che succede intorno proprio attraverso la sua sensibilità. Pensiamo ad esempio a un cercatore di pepite, no? Mi ricordate una volta il Dorado, quanta pazienza per trovare solo una pagliuzza, stavano a mollo dei giorni interi, setacce e setacce. Un po' così anche per Stefano, no? Attraverso la poesia setaccia la realtà e tiene quello che è di buono, no? Le emozioni che restano di buono. E però c'è di buono, c'è anche cattivo, cioè l'esperienza di setacciare viene comunque spiegata nelle sue difficoltà, nelle difficoltà del quotidiano. Ad esempio mi viene in mente la poesia bar, entrare in un bar e vedere che le persone che ti guardano ti hanno già giudicato, no? Quindi anche le difficoltà del quotidiano. Poi c'è un altro cercatore che io paragono a Stefano, vi sembrerà, vi farà sorridere, però vi spiego il perché. Il cercatore di funghi. Perché il cercatore di funghi? Perché i funghi in fondo assomigliano alle poesie. Se pensiamo, intanto si accontentano di poco per crescere, crescono anche attaccato agli alberi praticamente, quindi si nutrono di poco poco, le basta poco per nutrirsi. Così le poesie di Stefano, perché? Perché nascono da emozioni semplici, e quindi le sufficiente un uccellino che vola o un bambino che passa e sente un bambino parlare per essere ispirato, e quindi di conseguenza le basta poco, emozioni piccole che poi si rivelano grandi alla fine. Poi c'è un'altra cosa, che i funghi non sono un cibo sofisticato, però nello stesso tempo è per gli batti. Ecco, le poesie di Stefano, proprio a livello poetico, non ingombrano il significante della poesia. Il significante è, vuol dire, proprio il modo di scrivere poesia. Quindi non cerca parole arcaiche, parole difficili, parole complesse, ma anzi il significato della poesia viene esaltato dalla semplicità del significante. Quindi usa uno stile molto semplice, che un po' lo stile minimalista, no? Che proprio rende la comprensione molto semplice della poesia, quindi molto fruibile al pubblico, no? Quindi anche questa è l'intenzione di arrivare dritto al pubblico, non di lasciare il pubblico che lì si chiede ma cosa volevo dire con questa poesia, no? Magari contemporaneamente chi la legge la interpreta in un'altra maniera, perché sapete che il bello dell'arte è la soggettività, però nello stesso tempo si capisce bene dove ti vuole condurre, no? Perché poi vedremo, insomma, dopo vi leggerò una poesia che vi fa capire bene il suo stile poetico. Ecco, allora c'è un'altra cosa con i funghi. Sapete che nelle favole dei bambini sono sempre le casette degli gnomi, delle fate. Ecco, Stefano, pur essendo molto concreto nelle sue poesie, ha una buona dose di fantasia. Questa dose di fantasia però non è quella fantasia illusoria delle liriche, no? Delle liriche che parlano solo di natura, del sogno e del desiderio. Ma è una fantasia positiva che fa sperare, che porta alla speranza, e quindi è una caratteristica molto originale nel modo di scrivere. Ecco, poi perché i funghi? I funghi fanno parte di un elemento, la natura. Ecco, la natura nella poesia di Stefano è come un filo conduttore, ovviamente è il filo di Arianna, no? E seguendo questo filo conduttore di poesia in poesia è un po' come seguire il filo d'Arianna che ti porta nel labirinto dei quesiti esistenziali, per farti scappare o comunque sviscerare il minosse di turno, che in questo caso è un po' il qualunquismo, no? Scappare da questo qualunquismo che tutti i giorni ci chiede di sopprimere la nostra originalità, il nostro essere persone uniche e originali. Ecco, la natura è un elemento che troviamo anche nella poesia di Emily Dickinson. Permettetemi questo paragone, ma è talmente evidente, no? Che come per Emily Dickinson la natura veniva definita un alfabeto
un alfabeto essenziale in cui l'uomo attingeva per scrivere il proprio senso della vita. Allora vedete che tante volte io sono un po' contraria a questa divisione dall'alta poesia alla bassa poesia, no? La poesia di gente comune e la poesia di grandi scrittori. In realtà c'è una cosa che unisce tutti i poeti, dal premio Nobel al poeta che scrive magari solo in dialetto in maniera anche sgrammaticata, che è proprio l'amore per la poesia. Quindi io penso che ci sia sempre qualcosa che unisce ogni poeta, indipendentemente che faccia grande poesia o che faccia poesia semplice. Poi c'è un'altra cosa da dire, che Stefano però non si ferma al surrealismo, no? Queste cose astratte di paesaggi, di sentimenti, di emozioni. Perché, come vi dicevo prima, il cercatore d'albe è prima di tutto consapevole del tempo limitato che ha a disposizione. Quindi cosa fa? Si osserva, contempla, però assorbe quello che osserva, lo catalizza e lo ritrasforma. Poi sapete com'è il ciclo dell'acqua, no? Quante trasformazioni fa l'acqua, torna pioggia, torna mare. Così un po' le emozioni che Stefano assorbe dalla vita di tutti i giorni. Ecco, per spiegarmi meglio vi leggo una poesia che tra quelle della raccolta penso sia la più rappresentativa. Si intitola Primavera. Dove si infrangono i tuoi sogni? Nel mare dove spuma l'onda che non trova spiaggia da accarezzare? Dove si spezzano i tuoi sogni? Tra forzieri chiusi che non hanno chiavi? Dove sfumano i tuoi sogni? Nel tuo nido di certezze mentre profumano i fiori della nuova stagione? Tra un'ala di gabbiano, un sorriso. Prego, avanti, sei arrivata, ti ascolto. Ecco, avete notato come sia piacevole l'effetto altalena tra immagini della natura e immagini dei paesaggi dell'anima, no? Questo passare dalla spuma del mare ai sogni, dall'ala del gabbiano che diventa un sorriso. Ecco, questo è il modo più diretto, più fulminante per umanizzare quello che ci sta intorno. Infatti vediamo che la primavera viene umanizzata, tanto è vero che il poeta dice accomodati, sei arrivata, entra. Però cosa rappresenta anche la primavera? Il cambiamento, la novità. Quindi c'è sempre questa altalena tra la realtà delle cose, del paesaggio, di quello che si vede e le realtà interiori, che non solo una parla all'altra, ma la prima ispira la seconda e viceversa, in un percorso parallelo. Ecco, diceva Benedetto Croce, no? Che è importante utilizzare espressioni semplici come fa Stefano, perché sono quelle che ci riempiono di sorprese e di gioia, perché rivelano noi a noi stessi. Se uno ci parla, ad esempio, non so, di cose che noi, non so, di un viaggio in astronave, per noi sono cose difficili da comprendere perché noi le viviamo tutti i giorni. Se invece uno ci parla del tramonto, dell'alba, o come riprendo prima, l'imbarazzo di entrare in un bar in cui tutti ti guardano, tutti ci ritroviamo, no? È un po' il discorso, per spiegarvi, che adesso vanno di moda le fiction, no? Che trattano di cose quotidiane. La stessa maniera sono le poesie di Stefano, trattano di cose quotidiane, di cose non lontane da noi. E per quello che leggendo le poesie di Stefano non si può rimanere indifferenti, no? E quindi anche chi non è portato a leggere poesie facilmente si ritroverà in queste poesie e sentirà qualcosa di suo in queste poesie. Ecco, un'altra caratteristica delle poesie di Stefano, come abbiamo visto in questa, sono gli interrogativi, no? Questi interrogativi che spesso troviamo nelle sue poesie e che zampillano un po' come delle sorgenti. Perché zampillano? Perché sono domande che le vengono naturali, spontanee, come le vengono fuori dalla mente, le mette sul foglio, non sono domande cercate. E soprattutto sono domande che non vogliono una risposta, ma in realtà tracciano un percorso che porterà sicuramente ad altre domande, ma per renderci più consapevoli di quello che viviamo. Quindi tante volte non è importante avere le risposte delle cose, ma farsi delle domande, perché attraverso le domande raggiungiamo la vera consapevolezza. Ecco, quindi leggendo un po' le poesie di Stefano mi è venuto in mente, non so, delle volte girando per televisione si vedono quelle gallerie d'arte che espongono i quadri moderni, no? Vedete che ci sono tanti pittori di correnti moderne che disegnano un bellissimo paesaggio, poi al centro strappano la tela, addirittura facendo degli inserti con altri paesaggi, magari proprio di contrasto con quello che hanno dipinto sulla tela. Ecco, un po' mi ricordano le poesie di Stefano, perché?
perché Stefano va oltre l'immagine, no? Scava, scava l'immagine, scava il tramonto, scava quello che sta guardando, che sta osservando, quello che lo ispira, scava e non ha paura di sporcarsi le mani o di farsi male scavando, perché per lui è vitale, no? Scavare e capire, cercare di capire, di diventare sempre più consapevole. È una cosa che le viene spontanea, no? E questo scavare le permette di trovare qualcosa, no? Come fanno gli archeologi, però non sta a pensare sulla quantità delle cose che trova, ma sulla qualità. E solo attraverso la qualità delle cose, delle emozioni che può offrire, poi possono nascere delle poesie così, così belle e toccanti come le sue. Ecco, diciamo che questa raccolta si può definire in quattro parole: umanesimo e scienza, filosofia e spiritualità, che sono un po' le caratteristiche di Stefano, che sapete viene dal mondo dei numeri, no? E però in questi numeri ci sono anche delle parole, quindi questa completezza, questo equilibrio, no? Non si sentono mai delle disarmonie, c'è sempre equilibrio. Ecco, quindi una poetica che emoziona, emozionate, che emoziona. E soprattutto mi ricordano un po' le sue poesie quelli che venivano chiamati tenso. I tenso erano canzoni trovadoriche in cui l'autore praticamente cantava quello che era un suo ideale, cercando quasi un dibattito con le persone, no? Ecco, diciamo che le poesie di Stefano hanno in sé proprio questa idea dell'originalità, no? Di dire alla gente: se avete qualcosa da dire, ditelo, abbiate il coraggio di dirlo, perché è importante, perché essere diversi dagli altri non è una cosa a discapito nostro, ma anzi è quello che ci rende unici ed è l'equilibrio su cui è basato il mondo, quindi la diversità, l'originalità di ogni essere umano. Ecco, io concludo dicendo che tenere Cercatori d'Albe sul comodino è un po' come avere una mappa che non ha la presunzione di guidarti da qualche parte, ma insieme cerca di fare un percorso che porta a un tesoro, quel tesoro è la vita. Spero di avervi fatto venire voglia di leggere le poesie di Stefano. Adesso lasciamo la parola all'autore. Io dico sempre che un autore, come praticamente le sue poesie sono le sue figlie, no? E quindi chi meglio di lui ne può parlare? E infatti lo vedete, perché come un padre ne parlerà emozionato, perché grazie, sempre gentile. Però io dico sempre che se uno non si emoziona non può emozionare, no? Quindi l'emozione è fondamentale, no? Noi possiamo trasmettere emozioni solo se noi per primi ci emozioniamo. Ecco, io penso che di interpretare un po' il desiderio di tutti, io vorrei intanto sapere da Stefano le emozioni che prova nel tenere in mano questo sogno sudato, perché è stato sudato, e poi un'altra cosa, un po' insomma, che ci spiegasse che valore ha, che peso ha la poesia nella sua vita. Grazie Ludica, hai fatto un'introduzione a pennello riguardo al mio stato e modo di essere. Ecco, questa qui, come ha detto Ludovica, è un sogno nato parecchi anni fa, da quando ero adolescente, che pian piano si è concretizzato durante il passare degli anni. Ed è come sentire una voce, ognuno di noi ha una voce che chiama, forse un talento nascosto che spesso non ascoltiamo. E ho ascoltato e ho scritto dei testi, delle poesie, le ho nel cassetto perché avevo paura di mettermi in gioco, avevo paura che cosa la gente potesse dire di me, avevo paura dei condizionamenti, dei giudizi spesso gratuiti. E per tanti anni erano lì nel cassetto, però avevano voglia di uscire. Col passare degli anni ho trovato la forza e il coraggio, anche qualche anno fa, quando abbiamo fatto a Rovica il seminario di poesia a Rovica al Censa, ho trovato il coraggio di iniziare a pensare a fare una raccolta, questa che vedete, e in giro di breve tempo, quando abbiamo fatto Rovica 2 anni fa, in breve tempo, ecco,
è nata questa, questo libretto. Lo chiamo libretto, ma quando è anche libro perché è piccolino, cabine così. Ecco, la caratteristica di questo libretto come è che non c'è un inizio e una fine. Non c'è un inizio e una fine, cioè una parte complementare di noi, quindi c'è la parte ombra, la parte della tristezza, la parte della paura, e quindi il lato, io devo finire il lato più, diciamo, azzurro, il lato più freddo, mentre l'altra parte è la parte dell'allegria, della felicità, della consapevolezza, della saggezza, eccetera, la parte più colorata, più luminosa, che è il fatto dell'arancione. E quindi prendendo il libro non si può, dicevo prima, non c'è un inizio e una fine, quindi uno lo può leggere da entrambe le parti, perché noi tutti abbiamo il complemento, quindi non c'è tristezza senza gioia, non c'è. E quindi ho voluto fare appunto questa diversità. Ecco. Una cosa anche carina che mi è piaciuto inserire è che inserire dei manoscritti dentro la poesia, dei manoscritti miei, ce ne sono 6 o 7, per vedere proprio anche la difficoltà che c'è, difficoltà nello scrivere, nell'esternare qualcosa che è dentro. Quindi in certe poesie troverete delle immagini che ho digitalizzato, che poi ci sono tutte le cancellate. Quindi molti mi chiedono, ma come mai tu che lavori, io sono consulente informatico, lavare nei computer, dico, come mai ti trovi a scrivere e ti trovi a fare ciò? Cosa ti spinge a fare ciò? Nel modo che ve lo fanno tutti. La risposta è semplice, è quando le cose le fai con passione, quando le cose le fai senza, senza paura, ma con la voglia proprio di condividere un qualcosa, ecco, lo fai senza, praticamente lo fai molto con piacere, ecco. Io quindi prima dicevo avevo degli scritti chiusi nel cassetto, a un certo punto ho detto adesso prendo la forza e il coraggio di farli leggere anche alle persone che mi conoscono e che non mi conoscono, quindi conoscono è ancora più difficile perché sai dopo hai paura anche dei giudizi, no? Però è come svestirsi un po', no? È come svestirsi un po' di condizionamenti. Allora mi sono detto, tanto non faccio niente di male. Poi ho visto anche un'altra cosa, che parlando con amici, colleghi, parlando con persone, ognuno di noi poi dopo ho scoperto che ha i suoi scritti chiusi nel cassetto. E parlando, ma sì, lo sai che anch'io ho scritto qualcosa, ma dai, sì, allora ecco. Arriviamo anche a un dialogo anche più umano, quindi lo scrivere, la poesia, non è, cos'è la poesia? Molti pensano che la poesia sia un qualcosa, no, solo per pochi eletti. Ecco, quando parlo di poesia fa, io non capisco niente di poesia, ma non è vero, cioè la poesia non è altro che sono stati d'animo che ognuno di noi ha, che vengono, esteriorizzati e vengono scritti come il pittore che dipinge l'istante, io praticamente fotografo lo stato d'animo di quell'istante lì e lo metto sul foglio di carta. E quindi parlando di ciò, ecco, ho visto avvicinarsi della gente, si apre di più, dice, ma sai che bello, mi fai leggere, ma anch'io ho scritto, li vuoi leggere? Ecco, siamo prima ero distanti, adesso però c'è questo incontro, no? Che sei venuto. Perché la cosa anche bella è condividerlo, almeno a me personalmente, quindi tenendolo chiuso, ok, li tieni chiusi e prenderanno polvere, condividere anche bello perché poi si riscoprono tante cose con la gente, quindi noi abbiamo molto da dare agli altri e molto da prendere dagli altri, quindi è proprio uno scambio, no, di emozioni. Ecco, quindi ritornando al discorso iniziale, ho voluto diciamo dare vita a questa raccolta. E è stata difficile perché io è passato 2 anni dal seminario, e se non fosse grazie a Ludovica che mi ha spronato anche in ciò, io forse sarei ancora lì che sarebbero chiuso nel cassetto a prendere polvere e quant'altro, ecco. Quindi
e merito anche su un po' che il tridente tipo un diavoletto mi ha detto allora dai forza non è ancora perché io credo che avere delle belle, quindi, tenere le poesie in un cassetto, io dico sempre che siano di alta poesia o di media poesia, qualunque tipo, è come avere un bel fiore e tenerlo nel cassetto. I fiori non sono fatti per essere tenuti nel cassetto, lo stesso è la poesia, quindi mettersi in gioco ne vale sempre la pena. Se qualcuno non va bene non sono problemi dello scrittore, perché lo scrittore ha già compiuto il suo compito quando riesce a dar corpo a quello che ha dentro. Stefano ci riesce bene, quindi non c'è problema. Sì, poi la vita così breve, cioè voglio dire, bisogna, la vita bisogna vivere, secondo me, non sopravvivere ma vivere, quindi quando si vive una cosa si dovrebbe vivere al 100%, cioè, spesso noi rimandiamo, pensiamo, facciamo forse, insomma, ma sì, come stai, insomma, farò, saprò, più avanti, no? Invece bisogna vivere con l'emozione al massimo, vivere con passione le cose. È difficile, lo so, io stesso ho belle parole, però bisogna poi dopo non passare le cose, ecco. E quindi la poesia fa parte di me, cioè quando scrivo, molti mi chiedono anche, ma tu quando scrivi stai lì, come ti viene l'ispirazione? L'ispirazione mi viene in qualsiasi momento, quando sono, anche quando sono al lavoro che mi scende la lampadina, quando sono per strada, quando sono in qualsiasi momento, quindi... è buono per scrivere, per fare poesia, per scrivere, per, semplicemente per descrivere uno stato d'animo, quindi che abbiamo tutto, infatti se leggerete qualche poesia, poi dopo spesso poi scoprirete che certe emozioni fanno parte anche di voi, quindi molto bene dice, ah ma sì, ma anch'io mi trovo in quello stato d'animo, sì, poesia non è altro che stati d'animo, e io li ho praticamente fotografati e messi un'istantanea, no, di quell'attimo. Infatti, scusa se ti interrompo, ma è importante anche quello che hai appena detto, perché proprio il fatto che il lettore condivida quello che hai scritto si fa sentire tutti meno soli, ed è uno dei compiti principali della poesia, perché se io leggo una poesia e mi sento più sola di prima, vuol dire che quella poesia ha sbagliato qualcosa. Se io invece leggo quella poesia, in quella poesia mi ritrovo, mi sento meno solo, quindi meno solo nelle sofferenze di tutti i giorni, nella fatica a portare pazienza, a trovare speranza. Quindi c'è un compito anche socialmente utile nella poesia di Stefano, proprio quello di sentirsi meno soli in un mondo dove siamo sempre in compagnia, ma spesso ci sentiamo soli. Meno soli è anche un momento di riflessione, perché molto spesso ci domandiamo di perché, no? Gli interrogativi del mondo, no? Allora, a certe volte, visto che facciamo tutte le cose di fretta, tutto di corsa, non c'è mai tempo per far nulla, io penso, il mio pensiero, che un attimo di riflessione intanto non faccia anche male. Quindi prendersi quei 5 minuti, 2 minuti per se stesso e stranarsi un po' da tutto quello che è convenzione, io penso che si può far solo bene. Respiro di vita. Le curve del tempo delineano strade da percorrere, traiettorie spesso sconosciute che ci fanno vibrare emozioni. Chissà se lassù nel cielo, da qualche parte nascosto, esiste uno spazio privo di follia, dove sostare senza timore, ansie e inquietudini. La terra, disegnata da geometrie sconosciute, ci riporta ai confini dell'ignoto, dove milioni di astri si accendono e si spengono come i cuori di una sera. E noi, che tracciamo veloci rettilinei, siamo l'uno con tutto. Sbiaditi e offuscati, ci guardiamo nel silente battito di un semplice sorriso che sfugge tra le curve di un tempo senza ritorno. Negli occhi che riflettono le stelle, il privilegio di vivere.
faccio l'ultima lettura, il titolo è Concerto. Ho ascoltato una nota tra il tempo della vita, senza l'accordo sbiadito di effimere certezza. È un là per dare voce a colorati pentagrammi tra spazi di passione e linee di coraggio. Il ritmo costante dell'essere qui, ora, tu, direttore di un'orchestra senza confini. Sul comodino questa mappa del tesoro lo trova là, e poi trova anche sulle vostre sedie, avete trovato un piccolo ricordo che un segnalibro e sia anche un invito a leggere di più, perché leggere è importante e lascia un segno dentro di noi molto, molto speciale, così quando leggerete un libro vi ricorderete di Stefano e di quanto un po' di poesia della nostra vita possa rendere la pillola un po' più dolce. Grazie. Domande, delle curiosità da porre all'autore. Ho detto qualcosa da chiedermi in particolare? Benissimo, c'è nessuno. Io penso che nessuno mi spingono e quindi gli direi che mi ringrazio. Faccio io. No. Fregato. Domani mattina quando ti alzerai? Ci sarà qualcosa di diverso? Beh, sicuramente sicuramente sì, diverso è non essermi tolto, non dico un peso, però essermi tolto questo, aver realizzato questo sogno che da tanti anni mi fa sentire più leggero, quindi sicuramente è un, poi aver avuto l'opportunità di condividere tutte queste emozioni che sono sempre state chiuse, per me è stato un piacere, quindi vi ringrazio anche voi tutti che avete partecipato anche a questa serata. Visto che si è realizzato un sogno, c'è un detto che dice che i sogni sono sogni finché non si realizzano. Sì. Allora, metti in cantiere un altro sogno, tra 2 anni al massimo, ci troviamo qui con un'altra. Bella, già la copertina ce l'ho in mente, quindi già la copertina ce l'ho e quindi almeno 2 anni. Vi ringrazio nuovamente, possiamo fermare, ci rifresco.